Ed eccoci qua ancora sul DLC per Pokémon Violetto, parte 2, il tesoro dell'area 0, il disco Indaco. Nello scorso episodio ho completato la prova del Super 4 Pyros e battuto anche lui nella sfida alla Lega Pokémon. Ora, dove dobbiamo dirigerci ad affrontare ovviamente la seconda prova? Chiaro? Apriamo la mappa e cerchiamo il prossimo punto da affrontare. Direi di andare da Rupi. Poi magari dopo Rupi facciamo Erin e infine l'ultimo è lui, Aris. Va bene, andiamo da Rupi allora. Eccomi qua, pronto per la sfida. Ho fatto un po' di team management, molto meno della sfida contro Pyros, ma comunque ci siamo. I seguaci di Rupi, lo Super 4 della Piazza della Costa, ti danno il benvenuto. Ti chiami Link, giusto? Sei qui per scalare i ranghi della Lega Mirtillo, immagino. Sì, devo avere 50 PM, ce l'ho? Sì, ce li ho. Pokémon Millennium. Quindi, che sfida bisogna fare, Rupi? Eccomi! Ah, che belli sti dialoghi. Andiamo al luogo della prova, perché sono più umani rispetto agli altri giochi dove erano tutti quanti precisi, impostati, parlavano un italiano perfetto. Invece qui sono un pochino più alla mano. Benvenuto alla Piazza della Costa. Ti devo le mie scuse per essermi opposto al tuo ingresso nella Lega Mirtillo. Il regolamento dell'istituto vieterebbe una cosa simile, è vero, però la ragione principale è che avrei preferito non coinvolgerti nelle dispute del nostro club Lega. Dì la verità, hai paura dopo che hai perso contro di me, eh? Ma ormai poca importanza, sei stato tirato in ballo, tanto vale ballare. La sfida che dovrai superare quest'oggi è un quiz Pokémon. Ti proporrò 5 belle domande a tema Pokémon. Rispondi correttamente a tutte quante e supererai la prova. Ci sto. Allora Link, pronto a partecipare a quiz? Con piacere. Benissimo, allora bando alle ciance e diamo inizio ai giochi. Ma se devo solo rispondere a delle domande, a che serve venire in un luogo preciso? Potevamo stare lì alla Lega, no? Lì è nel luogo dove ci sarà poi la sfida. Prima domanda. Diamo il via a questo quiz assieme al Pokémon più amato da grandi e piccini, Pikachu. Più popolare, più che amato. Pikachu è un Pokémon famoso per la capacità di generare elettricità all'interno del suo corpo. Da dove la scarica? Ah! In quale parte del corpo immagazzina l'elettricità che produce? Vai all'istinto e scegli la risposta che ti sembra più giusta. Non basta l'istinto, ci vuole la logica. E la logica mi dice che Pikachu la immagazzina nelle guance. È risaputo. Se esci da lì, Plim plon, risposta esatta. Pikachu immagazzina l'elettricità nelle sacche che ha sulle guance. Sono rotonde di una tenerezza irresistibile, ma occhio a non toccarle, prenderai la scossa. Beh, se Pokémon ti conosce, però senza non gli fai male, stai tranquillo, eh. Ma adesso passiamo alla prossima domanda. Una più difficile da però intenditore di Pokémon. Passiamo a Venonat. Scommetto che non te lo immaginavi così grosso, eh. E invece è morbidoso e pacioccoso, carinissimo e soprattutto peloso. Ecco la seconda domanda. Venonat è in grado di usare una parte del suo corpo come radar, in modo da vedere anche nel buio più pesto. Di quale parte del corpo si tratta? Scegli la risposta che ti sembra più giusta. Se non sbaglio, utilizza le antenne come radar, ma in realtà deve vedere con gli occhi. Se deve vedere al buio, utilizza gli occhi, non è che utilizzi le antenne per vedere agli occhi. Utilizza i suoi grandi occhi come radar. Pare che riesca a vedere cose che a noi umani risultano del tutto invisibili. Adorabilissimo, no? Come alcuni animali che vedono colori che noi non vediamo. Però loro vedono anche meno colori rispetto a noi, alcuni. Insomma, è un po' complicato, ma ci sta. Terza domanda. Questo quiz ti ha spossato? Non c'è niente di meglio di una bella tazza di tè per rilassarsi. Anzi, facciamone tre. Ecco tre bei sinisti. Passiamo dunque alla terza domanda. Sinisti non alberga di certo in tazze qualsiasi, ma predilige invece solo pezzi d'antiquariato. Ah, ecco perché non ne ho mai trovati a casa. Guarda un po'. Pensavo che era perché non esistessero e invece non avevo tazze antiche. Tuttavia, girano molte copie contraffatte. E non è così facile distinguere fra tazze vere e false. Tra questi tre, solo uno risiede in un pezzo d'antiquariato e quindi ha la forma autentica. Quale tra questi ha la forma autentica? Quello al centro. Sapete perché? Ora ce lo dice lei, perché è il marchio. I sinistri forma autentica si riconoscono dal marchio sul fondo della tazza. Passiamo alla prossima domanda, che poi non è colpa sua, ma è colpa di chi ha contraffatto il pezzo. Però se a lui piace. Minior! I Pokémon Meteora. Forse saprei che ne esistono di colori diversi. Per prima cosa, dai un'occhiata molto ravvicinata a questo carinissimo Minior rosso. Wow! Ok.
Ok, qual è il minior che mi hai mostrato all'inizio? Questo qui. Vabbè, sì, non c'era bisogno, eh. Era molto semplice. Tra tutte le domande a tema Pokémon, forse uno che non gioca a Pokémon da sempre, la più difficile potrebbe essere quella dei Sinistee. Bene, passiamo all'ultima domanda. Oh, fammela difficile, dai, voglio la difficoltà. Grumble, che ha fatto Grumble? Quel giocatore di Grumble vuole partecipare. Questo è uno dei miei Pokémon ed è sempre al mio fianco. L'ultima domanda è dedicata proprio a lui. Grumble è un Pokémon timido e sensibile, in breve adorabile in tutto e per tutto, fino a che non ti morde. Quando faccio un pisolino, quale parte del suo corpo usa a mo' di cuscino? Allora, in teoria tu utilizzi... No! A mo' di cuscino la mascella, no? Ah! La pancia utilizza allora, proprio stupidissima. Ma la mascella che ha la forma perfetta per appoggiare la testa. Sì, sarebbe un po' scomodo per i Pokémon, però. Quando gli faccio le coccole, la sua morbidezza mi rilassa tantissimo. E infatti ci addormentiamo sempre tutti e due nel giro di pochi minuti. Che bello addormentarsi subito. E con ciò il quiz è terminato. Hai risposto correttamente a ben 5 domande su 5. E quindi ti devo fare i miei complimenti, Link. La prova di Super 4 tipo folletto è completata. Grazie. Ok, quindi dovrò affrontare Grumble in questa sfida. Normale folletto. Ok. Torniamo alla piazza, che ne dici? Dico che è una grandissima idea e che ora ti posso anche sfidare. Link, ora che hai completato la prova di Super 4, ti sei guadagnato il diritto di sfidarmi in una lotta. Allora, che ne dici? Vuoi batterti subito con me? Ma certo. Bene, bene. Allora non sprechiamo tempo prezioso, mettiamoci in posizione e via la lotta! In realtà ho aggiunto via la lotta perché non avevo visto che la frase era finita. Direi che qui va benone. Lascia che mi presenti di nuovo. Io sono Rupi, una Super 4. Non avrei mai pensato che qualcuno proveniente da un'altra scuola avrebbe provato a scalare la classifica della Lega Mirtillo. Noi siamo speciali. Sono sinceramente sorpresa, ma non sono il tipo che si lascia influenzare dai sentimenti. Allora, la mia squadra è composta da molti Pokémon di tipo folletto. Ho scelto questo tipo perché vado matta per i Pokémon rosa carini e adorabili. Loro non se la cavano bene con cosine tossiche e melmose o metalliche, quindi i tipo veleno e acciaio. Ah, che sbadate, immagino che queste cose tu le sappia già, dico bene, Link. Oggi ho intenzione di affrontarti tirando fuori tutta la forza di cui sono capace. Voglio insegnarti una lezione importante dopo tutto, e cioè che non si fotte con i folletti. Essere graziosi non significa di certo essere deboli. Il problema è che non ho né veleno né acciaio di livello sufficientemente alto ad affrontare questa sfida. E questa è la verità. Stavolta l'ho 8 vesti di Super 4, quindi manderò in campo la mia solita squadra. Allora, sono spettro, quindi mi farei del gran male. Vado con canzone ardente per cominciare. Allora, fermi. Canzone ardente su Whimsicott e con Ogerpon clava di liane su Grumble. Vediamo che combiniamo con questo primo turno. Se utilizzo canzone ardente abbastanza frequentemente, almeno 2 volte, vado a più 2 di attacco e divento virtualmente inarrestabile. Volevo dire invincibile, ma è un termine troppo comune. Inarrestabile è meglio. Complimenti. Complimenti davvero. Dunque, ora sono solo tipo fuoco. Per fortuna, quindi folletto. No! Focal? No, niente. Quelle mosse super efficaci non si sbaglia mai, ed è per questo che ti renderò il favore. Ah certo, sono tipo roccia con Ogerpon. Wow, ok. Colpo basso su Whimsicott che ha un PS. Ok. Pensavo una mossa erba facesse, invece no. Ora, con canzone ardente su Grumble dovrei mandarlo KO.
visto che sono a più 1. È un attacco da stab più la terra. Perfetto. Sto a più 2 d'attacco. Ora, o faccio sacrificare un po' di PS Ogrepon, gli faccio prendere un attacco e ricarico Croccomela. Primarina! Veleno. Palla ombra Slowbro. Attacco? Attacco, dovrei essere più veloce. Grande Ogrepon. Questo è un colpo basso, non ci siamo per niente. No, è una clava di liane, colpo basso era quella di prima. E ora, palla ombra, quanto gli faccio? Perché ho paura che non gli faccio molto. Anche con più 2 di attacco speciale. Oh, ma perché mi preoccupo per niente? Era ovvio che andasse KO. Sto a 98, cavolo, vorrei vedere. Alcremie, ah, devo farlo evolvere io Misery in Alcremie. Ora che ci penso. Excadrill. A rompiforma, non mi interessa rompiforma, sinceramente. Canzoni ardente, no, slancia fiamme su Excadrill e clava di liane su Alcremie. Certo, non posso fare altro. Occhi puntati sul cuore di Terra Crystal. La carineria sta per toccare i massimi livelli. Ah, manda Alcremie in terra, vero? Per forza, è folletto. No! Grande twist invece! Eh sì, perché tanto deve diventare folletto. Ovvio, perché far diventare Alcremie folletto Terra? È ovvio che ci fa diventare lui, no? È veloce Excadrill, sì. Nonostante non siamo sotto Sand, quindi non ha Sand Paddle che lo fa diventare più veloce. Cavolo, Rema Sabbia dovrebbe essere. Però Clavadiliane su Alcremie ha fatto poco. Ok. Ok. Va bene. Avrai pane per i tuoi denti. Allora. Excadrill ha mosse folletto, immagino di sì. Quindi Poliwrath potrebbe anche prenderci un sacco di schiaffi. Ah, ma è molto più forte lei di livelli, eh. Sta un bel po' di livelli in alto. Metal testata. Ah, ok. Va bene. Ah, però sempre a Cremi che può fare una mossa folletto su Poliwrath. Immagino. Però sono più veloce. Cavolo, gli aumenta l'attacco. E questa è tosta. Questa è tosta. Punto Excadrill. No, forse... Niente, fa forza equina e mi devasta. La difesa cala. Ok. Ok. Va bene comunque. Prossimo attacco, Excadrill va fuori. Va fuori Excadrill col prossimo attacco. Qualsiasi Pokémon gli mando, va fuori. Qualunque cosa succeda, un Pokémon va KO. Vai Excadrill, scatena la tua incantevole forza distruttiva. Ok. Va bene. Non c'è problema. Poteva farlo prima, veramente, però. No! Più veloce, ma dai, ma che fregatura! Ma perché? Che fregatura! Proprio Giga Assorbimento dovevo avere. E vedere se ho un Pokémon effettivamente in grado di sconfiggere i tipi folletto. Acciaio e veleno, ma mi pare che non ce li ho proprio. Quindi, Ogrepon, sei più veloce? No, non è più veloce. Niente. Devo rifarla. Ed eccoci qua. Ogrepon e Croccomela contro Excadrill e Alcremie. Allora, vediamo un po'. Uso attacco speciale X su Croccomela. E con Croccomela facciamo canzone ardente su Excadrill. Dovrei mandarlo KO in teoria. Dovrei, eh. Ho anche l'attacco aumentato di 1. Purtroppo è andato KO Croccomela, quindi ce l'ho solo di 1.
Ho fatto una piccola cazzatella a livello di gioco e quindi ho perso pro come la prima. Se no starebbe a più 6 d'attacco speciale. Ma comunque, sono più veloce perché ho sto la scelta su Croccomela, quindi dovrei essere più veloce di Excadrill, in teoria, e anche in pratica. Dovrei, assolutamente. Eccolo qua. Ma che bellezze. Potevo farlo prima, però non volevo usare gli strumenti perché è letteralmente un abuso di potere da parte mia usare strumenti di quel tipo. Comunque, siamo rimasti soli contro Alcremie. Alcremie ora dovrebbe andare KO con una semplice canzone ardente. E ci siamo. A posto, fatto, dai. E anche questa seconda Super 4 è andata giù. Wow, forte lei. Forte. Mi chiedo se i Pokémon scalino di livello. Dovrei vedere gli altri che hanno fatto. Canali amici come quello di Federic, di Frozen o di Gravier, insomma, i soliti Combinato. Poketongs. Hai visto i miei Pokémon? Sono o non sono più carini del mondo? Adorabili, meravigliosi, eccezionali. Erano. Eri carinissimo pure tu? Tradiamo Rubra? È di legno, ok. Però sai che ti dico, anche i tuoi Pokémon sono davvero adorabili, Link. Ah, è quasi un'ingiustizia tenerci per noi così tanta graziosità, non trovi? Facciamoci una bella foto da condividere con tutti gli altri. Diamogli dei Pokémon, magari, invece che fare una sola foto. Carina, anche questa. Ah, e allora che mi dici di bello ora? Ma è venuta benissimo! È così carina che la conserverò a vita nella mia raccolta. Lascia che ti dia un premio a riprova della tua adorabile vittoria. MT-227 che contiene Amalia Voce. Il Pokémon attacca sfruttando il suo canto angelico, confondendo il bersaglio se le sue statistiche sono aumentate nello stesso turno. Ah! E se mi faceva Amalia Voce contro Croccomela? Ho lottato con tutte le mie forze, eppure non sono comunque riuscito a batterti. La prima volta sì. Sono proprio curioso di scoprire fin dove ti spingerai in questa scuola. Hai tutti i nostri occhi puntati addosso. Ora rimane solo il tipo acciaio, che avrà una coverage sicuramente per i miei Pokémon. Quindi fuoco e terra anche contro di lei. Tocca a Erin. Oh! C'è Aris! Yo, futuro campione! Ti sei portato a casa anche la seconda vittoria contro i Super 4. Ci sai fare, eh? Già. La passione che Rubia per le cose carine è ciò che la motiva a dare il massimo nel rendere più forti i suoi Pokémon. Le piacciono così tanto che allenarli non le costa alcuna fatica. Però ci si impegna, eh? Che storia. Ma mi sa che tu non sei poi tanto diverso, giusto? Vorrei che una certa persona vi prendesse come esempio invece di sacrificare quelli che ha intorno a se stesso solo per diventare più forte. Parla di Riben. A parte questo, chissà perché Rupi si prende tanta confidenza solo con me. Ti piacerà, che ne so. La tua scalata verso la vetta della Lea mi sta andando alla grande, direi. Link? Oh, non mi dire che il nostro stimatissimo campione è venuto a spiare le mosse del nemico. Ero preoccupato. Temevo che ci avessi perso la mano, Link. Quel sorriso non mi piaceva per niente. Ha anche gli occhi, c'ha le pesche sotto gli occhi? Ma per fortuna vedo che non sei cambiato. Link, farei meglio a non perdere nemmeno le prossime lotte. Altrimenti non potrò farti vedere di cosa sono capace. Una sola tensione tra rivali è proprio quello che ci vuole. Oh, ma guarda cosa si è fatta. Io scappo, ci vediamo. Buona fortuna con gli altri due Super 4. Non ti preoccupare. Nel prossimo video affronteremo un altro Super 4. Bene, allora per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti gli altri link utili nel prossimo episodio di Pokémon. Il disco indaco affronterò Erin, la terza Super 4. Dovrebbe essere più semplice lei, visto che usa Pokémon acciaio. Io ho molti tipi terra e fuoco. Vediamo come andrà. Ad ogni modo, ci vediamo alla prossima. Ciao!